È iscritto a parlare il deputato Mirko Busto, prego. Grazie Presidente. Io devo ammettere di essere confuso, signor Renzi. Io pensavo di sapere chi fosse lei. Lei è il sindaco che ha bocciato la mozione con cui il Comune di Firenze avrebbe dovuto aderire alla strategia rifiuti zero. Lei è quello che ha aggredito verbalmente l'oncologa Gentilini, dandole della terrorista, perché diceva, dati scientifici alla mano, che la diossina emessa dagli inceneritori provocava l'aumento di tumori. Lei è quello che ieri è riuscito a parlare per quasi un'ora senza pronunciare mai né la parola ambiente né la parola ecologia, neanche uno slogan. Lei è quello che ha scelto come suo ministro dell'ambiente il commercialista casiniano Gianluca Galletti. Nessuna vera competenza in campo ambientale e un amore dichiarato per nucleare, privatizzazione dell'acqua e inceneritori. Lei è quello che ha scelto di mantenere alle infrastrutture un uomo come Maurizio Lupi, un appassionato amante della cementificazione, una sorta di Attila dei giorni nostri. Sappiamo, no? Si dirà nei tempi futuri, dove passa Lupi non cresce più l'erba. Eppure, detto questo, nonostante tutto questo, io devo ammetterlo, ieri io l'ho ascoltata con molta attenzione, mettendo da parte i pregiudizi che a volte involontariamente ci condizionano. E in tutta onestà devo dirle una cosa, che probabilmente creerà stupore, soprattutto da parte dei miei colleghi. Perché vede, ascoltando il suo intervento e le sue proposte, devo ammettere, e mi costa dirlo, che lei ieri mi ha convinto. Dopotutto, come potrei non farmi convincere dalle raffinate tecniche manipolative utilizzate nel suo discorso? Un capolavoro di cui maestri come Chomsky, Cialdini, Packard andrebbero davvero fieri. Questa abilità nel creare problemi per offrire soluzioni o di parlarci come bambini da proteggere. Davvero sarebbe impossibile non farsi convincere dopo un utilizzo così sapiente della persuasione verbale e paraverbale. Di cui, ricordo solo un degno predecessore, ahimè però condannato in via definitiva. È stato meraviglioso lasciarmi cullare dal suo tono deciso e comprensivo. E che dire dei suoi richiami al sogno e al bisogno di concretezza? Beh, dopo tutto, non è così che si convincono le persone che hanno bisogno di illusioni? Lei non solo mi ha convinto, ma ha fatto di più. Lei mi ha sorpreso. Perché davvero io non avrei mai creduto che si potessero usare le stesse tecniche di chi vi ha preceduto per 20 anni, spacciandole per fresche, innovative, originali. Lei mi ha convinto. L'arte della manipolazione, come sempre, è più forte del valore della sincerità, al punto da far sembrare onesti i truffatori e disonesti quelli che cercano di mettere in luce la verità. Lei è un vero talento, complimenti! E mi aveva convinto, lo ammetto. Fino a quando qualcuno non ha schioccato le dita e mi ha fatto uscire dall'ipnosi. Perché forse è proprio questo il vero compito del movimento, far schioccare le dita più forte e ancora più forte e ancora più forte, finché il popolo italiano non uscirà dall'ipnosi collettiva che avete creato. Grazie. Grazie, deputato Busto.